Allora, intanto ringrazio sia l'assessore Mariano Marino per questa iniziativa, ringrazio per l'invito anche Marco Coluccio. Mi ero un attimo concordata con Angela Cortese per l'intervento. Angela è venuta almeno perché il ministro Garrotta è qui, il ministro della Pubblica Istruzione è venuto qui a Napoli, quindi per impegni istituzionali. Non è ancora presente, sperando che ce la faccia, però nel frattempo ci ha portato comunque una sua testimonianza. Quindi io chiedo scusa, ma ho preso un po' di appunti perché, un po' come Marco, anch'io mi faccio prendere un po' dell'emozione, però è un argomento cui tengo veramente molto. E quindi appunti un po' tipo scolaristi, no? Fatto con queste diverse situazioni. Comunque, nel 2011 i ginecologi non obiettori erano circa 150 in tutta Italia, sono stati censiti dalla Liga, associazione, e il numero diminuisce costantemente. Si pensi soltanto che al secondo policlinico di Napoli, nel luglio dello stesso anno, ne era presente uno solo, quindi non obiettore, uno solo. E le interruzioni di gravidanza tornano ad essere un incubo che aggiunge dolore al dolore. Quello dell'aborto sta diventando sempre di più un percorso ad ostacoli, nei quali le donne, già provate da una delle scelte più dolorose della loro vita, devono fare lo slalom tra ostacoli burocratici e medici obiettori. Quando la legge è stata approvata, la clausola dell'obiezione di coscienza era ragionevole e giustificata. I medici avevano iniziato la loro carriera quando l'aborto era addirittura un reato ed era comprensibile che alcuni di loro opponessero ragioni di coscienza. La legge 194 ha saggiamente raggiunto un difficile equilibrio tra il diritto dei medici a non agire contro la propria coscienza e quella della donna a interrompere la gravidanza. Oggi però chi decide di fare ginecologo sa che l'interruzione di gravidanza è un diritto sancito dalla legge, che rientra nei suoi obblighi professionali. Una legge che è molto chiara, l'obiezione di coscienza può essere sollevata esclusivamente in relazione al compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione di gravidanza. Non può essere legittimamente sollevata, per esempio, per rifiutarsi di somministrare un analgesico o di certificare lo stato psicologico della donna. Sono invece tante le testimonianze che raccontano travagli durati molte ore, se non giorni, senza il minimo sostegno farmacologico né psicologico. Tutto questo ha solo in parte a che fare con l'obiezione di coscienza. Se infatti il singolo medico può rifiutarsi di praticare l'aborto, la struttura sanitaria è in ogni caso obbligata, sempre la legge 194 e lo stabilisce, a garantire il servizio di interruzione di gravidanza e i procedimenti devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. Dignità che molto spesso viene calpestata. Troppo spesso i dibattiti sull'aborto non fanno i conti con le esperienze concrete che le donne vivono sulla propria pelle. Conoscere quanto accade nei corridoi degli ospedali rende difficile continuare a pensare che si possa continuare a dormire. È sempre possibile svegliare uno che dorme, ma non è c'è l'umore che possa svegliare chi finge di dormire. La legge 194 aveva due grandi obiettivi: quello di eliminazione degli aborti clandestini e contrasto al fenomeno del turismo abortivo, che creava una sorta di cittadinanza censitaria, per cui le donne che avevano soldi andavano all'estero senza correre il rischio di morire. Oggi purtroppo si stanno ricostruendo gli stessi meccanismi censitari e sensitivi che con la 194 si volevano combattere. Questa è una cosa che ci teneva, ecco, dalla mia emozione temevo di perdere. Io ringrazio due persone, ringrazio prima di tutto Laura come donna, perché come donna e perché ci vuole coraggio. Diciamo sempre che anche per quanto riguarda le varie violenze che si subiscono, le donne devono avere coraggio di denunciare, ma la denuncia a volte e metterci la faccia la paghiamo molto cara, è un costo che non tutte sono in grado di sostenere. Laura, che ha scritto questo libro mettendoci la faccia, oltre a metterci tutto il resto, sta pagando doppiamente un prezzo. Spero che le altre, noi ti consideriamo un esempio,
quindi a supporto di questo ci troverai sempre al tuo fianco. E questo lo dico anche con esperienza, perché a volte capitano anche esperienze di vicine, di amiche che sono andate anche ad abortire, gli obiettori noi li abbiamo trovati fuori dalla clinica, e tra l'altro il giorno dopo su questi obiettori ci siamo trovati sotto casa, quindi il diritto della privacy, qua veniamo denunciati se facciamo un numero di telefono, qualche cosa, immagino in questo caso, quindi che tu sia l'esempio, e lo sei, e di questo io ti ringrazio personalmente a nome di molte, che non hanno il coraggio come te, perché poi è un prezzo elevato. E un altro, che stavo leggendo la premessa che del libro di... è un altro ringraziamento, mentre stavo leggendo la premessa fatta da Stefania Cantatore, no? La fondatrice di Blu di Napoli, ce la conosciamo molto bene, ho letto le ultime quattro righe. Ci sono donne e uomini nella sanità italiana capaci di fare il loro lavoro con onestà e dedizione verso le donne. Denunciare che ostacola il normale pieno funzionamento dei reparti, i VG, è un passo necessario per restituire dignità al loro lavoro. E questa, nel leggerlo, ho pensato subito al dottor Mariano Marino. E stavolta io non ti ringrazio come assessore alla sanità, ti ringrazio doppiamente, ti ringrazio come uomo e ti ringrazio come medico, perché dare voce a un particolare caso, diciamo, che non è caso, significa che denota una doppia sensibilità come medico e come uomo, significa che hai il cosiddetto orecchio a terra o nel vostro medico lo stetoscopio e ti sei reso conto che effettivamente questa è una realtà che non si parla ancora, e quindi io ti ringrazio per questo.